bonita, la amistad bonita, la risa bonita, la gente cuando hay calidad bonita, la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene, la que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está, qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va, qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está. Bene, rientriamo in studio anche dopo aver sentito Gerard Pedepalo, insomma, voglio dire, era Pedepalo un grande, che io sentì tanti anni fa in un bar, piccolo bar del Barrio Gotico in Barcellona. Tanti anni fa, ecco Santiago della Bonita che termina la sua servesita, o no? Allora, torniamo un po' a questa cosa. Insomma, voi siete, dovete dare una risposta su questa cosa qui, cioè, o no? Voglio dire, se tu domani senti dire da una serie di tifosi che Bruno Conti è un antiromanista, che cosa penseresti? Santiago, che penseresti? Ma vabbè, che magari quella serie di tifosi impazzita tutto di un botto, che... Ho capito, lo dicono i giornali vicini alla Roma, le radio vicine alla Roma. Le radio romane sono un problema, cioè non bisogna dare molto credito. Molto credito. Senti Santiago, allora dici un po' invece che succede ad Austin. Che succede ad Austin domenica 13 aprile? Austin Power. Austin. Texas? Texas. Texas? Sì, sì. Sì. Ah, ma è parecchio che manca la MotoGP da... Saranno 3 settimane di astinenza. Ah, ecco, 3 settimane di astinenza è tanto, eh? È troppo. Soprattutto troppo. Perché ti danno quella prima giornata e poi devi aspettare tanto. Ma poi dopo... Quella dopo ogni 2 settimane, più o meno. Ogni 2 settimane. Si alternano con le gare di Formula 1. Ma vedi il Superbike? Come? Che gareggia la stessa settimana della Formula 1. Ma io veramente un po' ho capito, ragazzi. Vabbè, Austin comunque sarà una gara interessante, fatta da 21 giri totali. Mm-hmm. E
le statistiche ci dicono curve a sinistra saranno 11 contro curve a destra 9. Il rettilineo più lungo sarà di 0,7 miglia, quindi approssimando sarà 1,2 km più o meno. E siamo in Texas, la pista percorrerà, cioè prevede un percorso totale di 5,5 km. Insomma, che dire? Allora, ulteriori caratteristiche della pista: abbiamo un dislivello totale di 41 metri. E niente, vedremo. Aspettiamo innanzitutto, più che le qualifiche, diamo le prove come andranno e vedremo. Ho capito. Pensi che Valentino riesca a ripetere la grande performance della scorsa gara? Oltre alla speranza, cioè a livello di speranza ti dico sì. Obiettivamente, cioè, la gara di Valentino la scorsa volta è stata veramente allucinante, cioè non si vedeva così dai vecchi tempi, dai primi tempi della Yamaha, quindi non vedo perché non debba poter continuare su, certo, quella... è stato anche aiutato da due cadute in successione delle persone che stavano davanti a lui, al primo che occupavano, se non mi ricordo male, la prima e la seconda posizione, una appresso all'altro. Sì, avevamo Lorenzo, vabbè, Lorenzo che era terza curva, mi sembra sia caduto, poi un Espargaro... Un saluto da Lorenzo Rossi, salutiamolo affettuosamente! Ciao Lorenzo, ciao! E dicevamo Lorenzo invece non Rossi ma quello, esatto, Lorenzo Jorge, grande afficionato del Barça, però comunque sempre compagno di Rossi, eh? Quindi anche lui, no. Sì. Chi? Jorge Lorenzo, anche lui è afficionato del Barça. Sì. Cioè, queste cose... come? Non sapere queste cose, ha viaggiato con un casco col simbolo del Barça, Non lo sapevo. Prego, scusi, Don Santiago, ti sei perso? Perso un attimo, dicevamo... Stavo parlando della gara di Valentino Rossi. Ah, del Qatar, sì, ah. Lorenzo, vabbè, che terza curva è andato lungo. Poi un Espargaró pure che è caduto, che poteva dare il suo contributo alla gara, però abbiamo visto pure nelle qualifiche aver rovinato tutte e due le moto, sia la prima che la seconda, con due cadute pressoché simili. Quindi comunque in gara magari sì, avrebbe dato un po' di fastidio, però comunque non era al massimo della forma. Invece Rossi, diciamo che la MotoGP non è fatta di sé, quindi Luca Quarto non è fatta di sé. Non avevo capito, ti si sente poco, stai a dire dell'acquario. Ne siamo Orto Fontanelli, chi sarebbe Fontanelli? Non si può sapere chi è Fontanelli. È il bassista e tastierista degli Offlaga Disco Pax. Ho capito. Non conosco, ma mi dispiace. Sì, è vero, che ne sai? Google sa molte cose. Sa tutto Google. E quindi, Santiago, dicevamo... E quindi niente, l'attesa sarà snervante, perché comunque parliamo ancora di 9 giorni abbondanti, perché venerdì prossimo che inizieranno le prove. Speriamo bene, da quelle magari potremo aprire anche una mini rubrica già di venerdì al termine delle prove per vedere come saranno andate, e là sapremo dire di più. Senti, ma lo so, però il povero Valentino è stato largo! Valentino è difficile che possa ottenere grandi risultati con tutti questi intorno che ce lo magnano, che corrono. È forte. Ma Stone si è ritirato? Sì. È una modella. Era bravo Stone, tutto il mondo. Però no? Stone, scusate, la mia ignoranza in materia. Ma ci avevo promesso che quest'anno sarebbe tornato. Invece niente. Questo anno invece non l'abbiamo visto. Il bello di Stoner era come riusciva a domare la Ducati. Uno dei che lui viaggiava con la Ducati. Eh sì. All'inizio di carriera. Vabbè, però uno dei pochi che gestiva la Ducati egregiamente. Ho capito. Senti Santiago, ma dopo Austin dove andiamo? Dopo Austin, se non sbaglio, dovremmo spostarci in Argentina.
avanti, giù i capoccioni, tutti e due in carena. Ora te lo confermo, sì, andiamo in Argentina. In Argentina! Ah, oh, era Spampas! Alvorrito! Iaia! In Argentina. Il circuito si chiama Termas de Riondo. Proviamo. Subito. Quindi dove hai detto, scusa, non ho capito. Il circuito si chiama Termas de Riondo. Termas de Riondo. Sì. Oh mio Dio, e dove sta questo posto? Diamolo un po' a cercare, Don Santiago. Lo cerchiamo immediatamente. Perché è veramente strano, eh? Mai sentito in vita mia. O no? Luca. Ma, come dite? Cosa? L'Oriundo. Mai sentito. Andiamo, no, veramente non si è mai sentito una cosa del suo genere. Allora, vediamo un po' dove sta. Niente? Ci siamo quasi. Come? Cosa? Il silenzio radio non è top. No, infatti. Stiamo arrivando. Io intendo, però posso stare. Miramo. Vale. Allora. Dicevamo che andiamo a correre in Argentina, in questo posto che adesso stiamo cercando, che appunto è il speriamo. No, se speriamo. Non sappiamo più che fine ha fatto Valumbis. Pietro Turco. Comunque un collegamento con Bruxelles, come possiamo fare il collegamento con Bruxelles? Ma lui non vuole rispondere, ha detto non vuole partecipare a questo nostro giocherello. Va bene, ma le pagherà le conseguenze il momento in cui rimetterà piede in questo paese. Anzi, e nella Repubblica Romana. Voglio proprio vedere dove va a finire. O no? Allora, Termas de Riondo, sì, è una cittadina termale, sì, della provincia di Santiago dell'Estero, nella parte nord-orientale dell'Argentina. Tutto torna. E quindi nella parte est dell'Argentina. Beh, deve essere un bel circuito questo, no? Sì. Vediamo un po'. Ah, ecco, Termas de Riondo. Sì, proprio all'interno, mazza all'interno, quindi anche dentro Buenos Aires, all'interno di Buenos Aires. Insomma, un bel posticino. Diciamo che non dovrebbe fare nemmanco tanto caldo. Ci vanno che lì è autunno, no? Il 26. Sì, autunno. Sì, autunno. Beh, insomma, una bella situazione. Certo. Adesso dipenderà tutto da quello che succederà ad Austin. La classifica si potrebbe anche muovere pesantemente. Parecchio. Come? La seconda gara, la grigia. Sì, ho capito, però dico, c'è qualcuno che scappa via? Ma tendenzialmente potrebbe, perché comunque abbiamo Marquez che è arrivato primo. Sì. E comunque andrà pure nei primi posti a Austin. Sì. Quelli appresso, Rossi, Pedrosa e Spargarò, sì, avranno poi l'influenza di un Lorenzo che comunque, a parte la prima gara sbagliata, non penso sbaglierà pure la seconda. Certo. E niente, vediamo. Pure Crutchlow comunque in Ducati è andato abbastanza bene. Vedremo, secondo me Lorenzo, vediamo come si andrà a piazzare e in base a quello potremo capire un po' l'andamento della classifica. Non penso che Marquez riesca a fare di nuovo un primo posto, perché comunque se ammettiamo pure che Rossi riesca a continuare questo suo stato di forma eccellente, un Lorenzo che rientra in gara, un Dani Pedrosa pure e più propositivo magari rispetto alla gara del Qatar, che comunque ha ceduto alla fine all'attacco verso Rossi, diciamo a 7-8 giri dalla fine, quindi no, non è stato molto temibile. Vedremo.
Ho capito. Beh, insomma, dobbiamo capire se... Beh, ovviamente voi due fate il grande tifo per porre il doc.